calcio, la festa del Monza per la prima volta in Serie A in 110 anni di storia. Dalla C alla promozione di ieri sera in appena 4 anni, sotto la presidenza di Silvio Berlusconi. Il calcio, storica promozione in Serie A per il Monza, che ieri sera ha battuto il Pisa nei play-off. La squadra di Silvio Berlusconi giocherà per la prima volta nella massima serie. Luca De Capitani. Solo 3 anni fa il Monza, fallito 2 volte tra il 2004 e il 2015, chiudeva la Serie C al 5º posto. Oggi invece festeggia la prima storica promozione in Serie A. Una cavalcata trionfale che ha un inizio preciso, 28 settembre 2018, il giorno in cui Fininvest annuncia l'acquisto delle quote societarie dalla famiglia Colombo. Il duo Berlusconi-Galliani torna in pista con un nuovo grande sogno, portare i biancorossi e brianzoli a San Siro. Nel 2020 con Brocchi in panchina arriva subito la Serie B, poi l'anno scorso, nonostante l'etichetta di neopromossa, il Monza è comunque protagonista. Galliani porta in Brianza un mix di giovani e di campionissimi, a cominciare da Kevin Prince Boateng e Mario Balotelli. La squadra sfiora la promozione diretta, ma ai playoff è costretta ad arrendersi alla cittadella. Per chi ha vinto 29 trofei, di cui 5 Champions con il Milan, però non ci sono ostacoli insormontabili, e così tra agosto e gennaio, altro mercato spumeggiante e altro campionato da vertice, con un altro ex Milan alla guida, da Brocchi a Stroppa. Il 6 maggio al Curi contro il Perugia sarebbe bastata una vittoria per conquistare il 2º posto e la matematica promozione. Invece, ancora una volta, la squadra cade ad un passo dal traguardo. Ancora playoff. Questa volta però l'esito finale è diverso. Doppio 2-1 al Brescia in semifinale, doppia vittoria ancora 2-1 e 4-3 supplementari contro il Pisa. Per dirigenza, giocatori e tifosi scatta finalmente la festa. Feste e caroselli tutta la notte per la storica promozione del Monza in Serie A, la gioia del presidente onorario Berlusconi, ora vinciamo anche il campionato. Parliamo di una festa del calcio a Monza per la promozione storica in Serie A. Vediamo tutto con Adriano Montibuzzetti. Silvio come Remida. La magia bianca tutta berlusconiana, quell'arcana facoltà di riuscire a trasformare il piombo calcistico in oro, debitamente potenziata dallo stregone Adriano Galliani, forse era veramente l'unica in grado di vincere la magia nera che affliggeva parallelamente il club biancorosso. Maledizione ultrasecolare per il Monza, squadra col maggiore numero di campionati in Serie B senza essere stata promossa. Ben 40 partecipazioni e mai la soddisfazione di staccare il biglietto per l'accesso ai piani superiori, fino a quel 4º gol col Pisa che ha mandato i tifosi invisibili e disserrato l'accesso alla Serie A per la prima volta negli annali della squadra brianzola. E il ricordo inevitabilmente torna alla metà degli anni Ottanta, quando Berlusconi aveva mostrato per la prima volta al mondo dello sport la capacità prospettica di guardare oltre il contingente, mettendosi al timone di un Milan che allora navigava a vista e guidandolo pian piano verso le vette olimpiche del pallone. Ora, con l'ennesima impresa della Coppa d'Oro del calcio italiano, la storia sembra potersi ripetere. Un risultato impensabile solo 4 anni fa, quando la Fininvest acquistò il Monza mettendolo nelle mani trepidanti ed entusiaste del neo AD Galliani, tifoso del club sin da bambino. Tempo, determinazione e una semina extra large di investimenti complessivi, profusi anche nella stagione più dura della pandemia, hanno portato il tardivo fiore biancorosso finalmente a schiudersi. E con la Serie A arriva anche la licenza di sognare in grande, il derby col Milan, lo scudetto, chissà, la Champions. Il limite è il cielo, dice il proverbio. Il calcio ora, per la prima volta nella sua storia, il Monza proda in Serie A. Un nuovo trionfo per Berlusconi e Galliani, che tornano in A dopo i tanti trofei conquistati col Milan. E il Cavaliere scherza, ora puntiamo allo scudetto. Marco Cosenza. Lui per un attimo chiude gli occhi in tribuna, quando li riapre non è un sogno, ma realtà, il Monza è in Serie A. In città esplode la festa. Negli spogliatoi anche. Ed è tutta per lui. Un presidente, c'è solo un presidente. Dopo 110 anni di storia, Silvio Berlusconi porta i biancorossi nella massima categoria, smentendo quella che, anche nelle parole di Renato Pozzetto, sembrava ormai una maledizione. Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in Serie A. E invece ora non solo è lì, ma come il suo proprietario guarda ancora più in alto.
vincere il campionato e poi andare in Coppa dei Campioni. Una boutade, verrebbe da dire, non arrivasse da chi di vittorie se ne intende. 8 scudetti e 5 Coppe dei Campioni, col Milan e con Adriano Galliani, monzese doc e rossonero per 3 decadi. Difficile dimenticarselo, anche quando si torna alla casacca del cuore. Da amministratore delegato del Milan sono veramente molto, molto orgoglioso. Del Milan, ai ai ai. Lapsus freudiano se ce n'è uno, che strappa un sorriso anche a chi gli sta accanto e che presto vedrà affrontarsi il suo passato e il suo presente, dalle discese in campo elettorali a quelle in elicottero, dalle celebrazioni politiche a quelle sportive. Festeggiava così una settimana fa l'ultimo traguardo del Milan. L'anno prossimo il derby, oltre a quello con l'Inter, sarà anche quello di condominio. E allora chissà, il presidente, per chi tiferà?